Buonasera a tutti, abbiamo perso appena Dante che era collegato e l'avete sentito pure cantando. Dopo gli chiedo che canzone fosse perché non l'ho riconosciuta. Comunque, grazie. Ah, eccolo, eccolo, aspettate un attimo che... Dante, ti abbiamo perso un attimo, ma una curiosità, una domanda tecnica, che cosa cantavi? Cantavo Lucio Battisti. E quale? Perché non sono riuscito a riconoscerla, che canzone era? Porca miseria, mi hai preso in contropiede. senti un attimo, oggi abbiamo una bella puntata e prima di introdurre i due protagonisti, sono contento veramente di questa idea, no? Che è nata parlandoci a vicenda qualche mese fa. Ed è quella di, la introduciamo a chi ci guarda e chi ci guarderà. In pratica cercheremo una volta al mese di dedicare una puntata alle migliori idee che le persone, gli utenti fanno per migliorare con delle soluzioni fatte in casa il tenere 700. Una cosa che voglio dire, queste due idee le troverete anche nella sezione Tips and Tricks di tenere 700.bike. E per chi non lo conoscesse, andasse sul sito e alla sezione Tips and Tricks troverà all'incirca già 30 diverse idee che si possono alcune acquistare, alcune fabbricare come le vedremo adesso in casa. Dipende da farvi aiutare dagli amici, come faccio io, soprattutto che sono un po' imbranato. Dante, qualcosa da aggiungere prima di introdurre No, i due ospiti? niente. Io poi ho una novità, ma quella te la dico dopo, quattro occhi, che non ho ancora Ah, avuto ok. occasione di parlartene. Sì, Allora, dopo ne una parliamo. bella novità. Bello, bello. Allora, introduciamo Luca e Tommaso. Ciao Luca, ciao Tommaso, come state? Ciao, bene, bene. Ciao, ciao ragazzi. Ciao Luca. Ciao, 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 ciao. Ciao, ciao ciao compagno, Dante. ciao. Grazie mille per il tempo e soprattutto per le idee che avete condiviso nei scorsi mesi e settimane nelle varie community e siamo contenti di iniziare proprio questa serie con voi. Prima di parlare delle due idee, se vi potete un minuto introdurre, prima tu Luca e poi Tommaso, per chi non vi conoscesse. Bene, io sono Luca e ho stato credo uno dei primi a prendere il Tenere 700 perché ce l'ho da novembre del 2019. Dopo di me. Conosco molto bene Dante perché ho fatto il rodaggio. Dopo il rodaggio sono andato a girare in Sardegna con lui e quindi abbiamo usato la moto un po' per quello che è stata fatta. E basta, durante l'utilizzo, qualche idea ci è venuta, insomma, di fare qualche modifica. Una su tutte è l'ABS, perché diciamo, la rottura di scatole è che tutte le volte che spegni la moto per una sosta, per aspettare qualcuno, magari o anche in una caduta, semplicemente devi ricordarti di disattivarlo, altrimenti lui tu riparti con l'ABS attivo in fuoristrada. Questo non è il Esatto. massimo, ecco, diciamo. No, E no. quindi questa idea per bypassare il sistema, diciamo, definitivamente. Esatto. Dante, ti è capitato a te di dimenticare di Porca ridisinserirlo? miseria, più di una volta, anche dopo una caduta, sono arrivato lungo, sono finito in un fosso, tante volte parti con l'idea di dare una manata di gas e dopo c'è. Abbiamo perso un attimo. Tommaso. Pochi. Ah, ok, aspetta. Luca, che è un po' che l'ha studiata, subito io non l'ho fatta mia perché vabbè, adesso mi arriverà la moto nuova e di conseguenza non volevo star lì a fare modifiche, ma lui ha studiato una bellissima modifica, è un fai da te, è molto, molto, molto valida dal mio punto di vista. E da quello che ho capito, poi lo controlleremo nella
versione World Raid molto probabilmente è diventata una cosa, se ho capito bene, che la moto fa, però invece nel modello attuale non c'è. Poi vedremo, Sì. ci darei conferma se è così. Ok? Quando mi arriva, sì. Esatto. Tommaso? Buonasera a tutti. Io non conosco nessuno qua perché sono nuovo. In realtà la Tenere l'ho acquistata proprio a gennaio, Ah. ma sono un motociclista da sempre, fin da ragazzino, ho 38 anni, e poi sono anche un ingegnere del veicolo e quindi ho da Ah, sempre ok, del modificato e veicolo. patrocinato. Sì, del veicolo, abito a Modena, sono qua, c'è il corso di studi in veicolo e Sì. mi sono laureato una decina d'anni Ok. fa. E quindi ho sempre, diciamo, lavorato attorno un pochino ai motori e alle moto e ho sempre un pochino modificato un po' tutto per cercare di adattarlo. Ogni tanto mi piace anche condividerlo, nel senso che lo faccio per piacere personale, quindi poi alcune cose che mi sento le condivido volentieri e devo dire che quell'oggettino lì, che è una cosa molto banale che ho fatto, che ho realizzato, è stato scaricato da più di 100 persone in un paio di giorni, quindi sono anche Puoi abbastanza contento. introdurre che cosa è, poi lo approfondiamo, ma per chi sta iniziando a vedere il video adesso, oppure chi lo Certo. vedrà, qual è l'idea che andremo poi a sviscerare, se Certo, puoi dirmi. semplicemente ho realizzato un porta cellulare o porta GPS, insomma, quello che uno vuole, abbastanza flessibile, che ho reso open source, quindi qualunque persona se lo può scaricare e realizzare con una stampante 3D o farlo fare a un amico. L'idea mi è venuta perché nelle moto precedenti che ho avuto non avevo trovato un oggetto che facesse, diciamo, al mio caso. Io la moto la uso abbastanza per viaggiare, ma anche per lavoro, quindi ho bisogno di avere, insomma, il cellulare a portata di mano o per una chiamata o anche, insomma, per raggiungere un luogo. E non avevo trovato un prodotto che fosse soddisfacente, quindi ho pensato di realizzarlo da solo, visto che avevo, diciamo, la capacità, le possibilità, l'ho fatto. E poi l'ho condiviso su Thingiverse, che forse è un sito che non conoscono proprio tutti, ma è Sì. una community dove si possono condividere dei file. Io ho messo, oltre ai file stampabili, ho messo anche i CAD proprio, quindi uno volendo può sa smanettare, può scaricare, modificare e adattarsi al proprio Bello. cellulare. Bello, bello. Infatti tu l'hai stampato con, poi lo diremo, con stampante 3D, poi messo qualche parte metallica e si installa. Poi facciamo vedere le foto e tutto. Quindi se siete d'accordo, partiamo con Luca a introdurre. Luca, se ci fai vedere come l'hai fatta, 10 Sì, minuti, volentieri. Allora, partiamo con le tolgo la domande. sella. Sì, tolgo sella e sella del passeggero, sella del Sì, pilota, così la guardiamo da sotto. va bene. Ma Luca è dal concessionario? No, è questa, ho detto la stessa cosa, è il garage Leo del fratello, Fanale. è un fanatico il fratello, si vede, cioè, è uno serio, Sì. cioè, il mio garage fa pietà, invece questo, vai. Ti ha lasciato aperto il concessionario, Luca. No, il garage, dai. Vai Allora. Luca, avvicinati. Esatto. Salutiamo Jarno nel frattempo. Allora, praticamente il sistema cosa conta? Praticamente tu per eliminare l'ABS praticamente usa un fusibile da 7 ampere e mezzo, che adesso non so se si vede lì, che è Il questo, marrone, il il basso, sì. marrone, esatto. Però andando a eliminare questo va ad avere dei problemi, nel senso che non lavora più la velocità, non vedi più la velocità, hai dei, diciamo, dei difetti, non puoi eliminare questo. Quello che abbiamo cambiato noi è praticamente stato bypassare il fusibile del solenoide, che è questo qua giallo da 20 ampere. Chiaro. Praticamente il primo passo è stato togliere questo fusibile, e effettivamente togliendo questo fusibile l'ABS non entra. È come se tu avessi sempre la modalità off-road inserita, diciamo. Chiaro. Però cosa succede? Che se tu lo vuoi riattivare, devi tirare via la sella e rimettere questo fusibile. Non era Chiaro, molto chiaro. pratico, diciamo. Soprattutto utilizzando la moto anche magari per andare a lavorare o per andare in giro, che
l'ABS magari su strada, su fondi un po' più sdrucciolevoli, è comodo, ecco. E quindi cosa ho fatto? Ho intercettato praticamente, qua dietro Camera. abbiamo tipo il filo bianco e rosso, questo è l'alimentazione, quello rosso grande. Il Chiaro. bianco e rosso è il nostro filo che porta al solenoide dell'ABS. Io ho Chiaro. tagliato questo filo, più o meno in quella zona qua, indicativamente, ho scablato un attimo i fili e ho portato due fili, i due capi, a un interruttore che l'ho posizionato esattamente qua. Quindi Ah, te lo questo sei messo direttamente sul serbatoio. è. Sì, me lo sono messo sfruttando questo foro che ha i Chiaro. due fori, Sì, ha c'è i la due fori che clip. tengono la plastica del serbatoio, Esatto, una esatto. clip di plastica. Questo qua, essendo l'interruttore, questo che adesso vi faccio vedere, che ne ho uno simile, questo qua, praticamente, ha questo, il diametro qui è leggermente più grande del foro qua. E quindi ho dovuto allargare un po' questo foro, diciamo che circa è un 12 di diametro. Comunque, E poi una ho cosa messo che questo voglio interruttore dire qua. qua, scusa se ti interrompo, una cosa che voglio dire è che mo ragiono a livello strutturale, quella è una clip per la plastica, quindi non dovrebbe essere un qualcosa di No, impattante. E non fa mettendo un... assolutamente niente. Esatto, mettendo quel pulsante là, dovrebbe avere più o meno anche la stessa capacità di accoppiamento delle Anche plastiche. perché tu comunque vai a stringerlo qua in mezzo le due clip di plastica, quindi non Esatto, hai nessun problema, cioè viene stretto qua. E praticamente il suo cablaggio passa qui sotto. chiaro. E abbiamo perso Luca nel momento più bello. Sì, incredibile. Queste sono le leggi di Murphy. No, apparsa lì sotto, io continuo a dire perché me la sono studiata un po'. Poi quando si... Eccolo, aspettate. Scusa Luca, ti abbiamo perso. Eccomi, sono tornato. Ok. No, praticamente siamo rimasti qua. E il cavo fa il giro qua sotto. Questo qua non è altro che sono i due fili interrotti dall'interruttore Chiaro, che vengono uno praticamente switch. passati, passano sotto la fiancata di sinistra, passano qua, escono qua in mezzo al fascio di cavi. Guarda, lo vedi qua? Io non l'ho neanche messo Sì. dentro, l'ho proprio lasciato appena appena qua fuori. E Chiaro. quindi qua hai dopo questo filo che torna ai capi diciamo, del fusibile. Quindi Una non ho domanda. interrotto il fusibile perché il fusibile lavora ancora. Ho Sì. solo messo un interruttore, questo interruttore, un interruttore simile a questo, in serie, diciamo, al fusibile. Una domanda pratica. Sì. L'interruttore dove l'hai comprato? C'è Allora, qualcosa a livello di questi qua amperaggio? sono degli interruttori della Feme che li puoi trovare in qualsiasi negozio di ricambistica elettrica oppure anche su internet li trovi. A noi basta questo qui che Amperaggio? ho in mano, è un doppio contatto. A noi basta un contatto singolo per fare il Ok. lavoro che dobbiamo fare. Questo è Amperaggio? C'è qualcosa che l'amperaggio dici? è importante perché l'amperaggio deve essere di almeno l'amperaggio pari a quello del solenoide, anzi, l'ideale sarebbe averlo leggermente superiore. Quindi i contatti di Esatto. questo interruttore devono tenere almeno 20 ampere. Quindi diciamo che il minimo è 20 ampere, se andiamo sopra i 20 ampere sarebbe meglio. Il minimo è 20 ampere. Conta che questi qua fai fatica a trovarli di più grandi di 20 ampere. Infatti, anche tutti gli interruttori che trovi a manubrio, quelli che si mettono qui o Chiaro. qua, sono tutti più piccolini di amperaggio, quindi non vanno bene nel nostro. Per la nostra applicazione, diciamo. Una domanda e poi lascio a Dante e Tommaso se hanno delle curiosità o chi ci sta seguendo. Quando accendi la moto, Sì. fai lo switch, che cosa ti dà? Se la puoi far vedere, non lo so, oppure Allora, sì. basta dirlo, Allora, cioè, ma in che ti dà? realtà tu hai lo switch qua su on, Ok. se ce l'hai su on è normale, non fa Ok. niente, cioè la moto è come esce di fabbrica, diciamo. Quindi non cambia assolutamente niente. Se tu me la metti su off, quando tu l'accendi, praticamente ti Dovrebbe rimane accesa rimanere. la spia. Questa spia ti rimane accesa dell'anomalia Ok. dell'ABS, perché è come se avessi bruciato il fusibile praticamente. Chiaro, In chiaro. più, ti si accende anche quella dell'off-road. Ah, La ok, spia ti qua. si accendono tutte e Basta. due. Ok. Sì. Non ti compare off-road qua, perché per farti comparire off-road qua Chiaro, lo devi schiacciare chiaro. tu.
se no lui non compare. E poi adesso ci sono. Sì, vedi, io non lo uso mai, non so più neanche come funziona. Sì, devi tenerlo premuto comunque, per un po' di secondi. Comunque questa qua ti rimane accesa. Esatto, perché... Per tornare al funzionamento con l'ABS, devi rimettere l'interruttore in posizione di ABS, diciamo, e spegnere la moto e riaccenderla. Ah, ok, perché questa è la domanda. Lui spacca. Lo fai da... spegni la moto e la riaccendi. Per rimettere l'ABS in funzione, sì, devi spegnere e riaccendere. Per staccarlo, no. Quindi cosa succede? Tu stai andando, imbocchi una discesa, diciamo, esterrata, non so, capita, vai in esplorazione, delle volte capita, e la discesa è più ostica del previsto, tu in un attimo, facendo così, stacchi l'ABS. Quindi non ti devi fermare, perché ci sono dei momenti in cui magari non riesci neanche a fermarti per staccare l'ABS. Invece così, con una manata qua, tu hai staccato l'ABS. E Bello. ti sei magari salvato da una caduta, ecco. Dante, Certo. qualche domanda? No, perché ha risposto che poi era quella che avevo in mente, che volevo chiedere, che è quella se si poteva disinserire in movimento, perché capita che di colpo esci dalla strada asfaltata, ti butti nella sterrata diventa un po' bruttina. E vuoi disinserirlo senza fermarti, lo fai. È figo, una figata. Figo. Tommy, hai qualche domanda No, tu? io ho la domanda da ingegnere. No, mi fa piacere sentire che probabilmente sei romagnolo, vero Luca? Sì. Sono di Modena anch'io. Ah, sei di Modena? Ah, ok, vabbè, io sono di in realtà di Imola, comunque, la precisione. Siamo Poi quasi di vivo. figa. No, non si accende, vero, la spia motore? L'hai provato a girare per un po'? No, se io ho girato un po' la spia motore non si accende. No, Ok, no. si vede che... Ah, Da, poi ok. per questo sistema qua, cioè da casa parto con l'ABS. Quando arrivo a fare il giro fuori strada, lo disattivo, lo tengo disattivato tutto il giorno, il tempo che facciamo il giro, poi dopo per tornare a casa lo riattivo. Sì, lui probabilmente ha bisogno di fare uno spegnaccendi perché il check sulle ruote foniche che fa quando parte la moto, che fa un check di lettura sulle ruote foniche, sicuramente lo fa solo una volta quando è acceso, al primo giro, poi non lo fa più. Però la modifica che abbiamo fatto noi è stata proprio per toglierlo al volo e non, che in maniera che non ti si riattivi in gara, per esempio, perché se Sì. vai in gara, cadi, non sei lucido per ristaccare l'ABS, tu tiri sulla moto, lo accendi e parti. E magari hai Vero. l'ABS. Invece in quella maniera qua non te lo puoi scordare perché tu lo stacchi dall'interruttore e lui tutte le volte che accendi la moto, cadi 10 volte, la riaccendi 10 volte, lui è sempre disinserito. Chiaro. Beh, comunque poi non è la spia, quindi uno non si può sbagliare a un certo No, punto. no. Chiaro. Sì, hai creato un'anomalia per fare una funzionalità. Guarda, c'è un commento, Elisa, non so se la conoscete, abbiamo fatto qualche intervista con lei, adesso sta facendo la TT con il Teneré e farà anche a fine l'ultima tappa del Teneré Challenge, la dovrebbe fare, dice, ottima idea, ho smesso di contare le volte che mi tocca fermarmi per disattivarla. Infatti, una cosa devo dire che alcuni sono costretti, ovviamente, quando fanno le gare a disattivarlo direttamente col fusibile tolgono, però ovviamente se hai delle situazioni dove vai in on road e non cioè ovviamente diventa pericoloso e disattivare l'ABS on road, ma non vorrei dire una cavolata, cioè abbiamo Tommy che è l'ingegnere, forse ne sa più di me, se succede qualcosa legalmente dovrebbe avere la responsabilità uno se ha disattivato Cioè, l'off-road. vabbè, diciamo che sì, uno mi hanno messo il sistema. Francamente, la vedo molto difficile in questo caso. Però, nello sfortunato incidente che magari ci fa veramente male qualcuno, io avevo già scritto alcuni post su questo perché ho lavorato in questo settore. Mi è capitato a volte sulle auto che le centraline, per esempio, le centraline tornassero al costruttore
per verificare che non fossero modificate. Poi mi hanno riempito di insulti, però in realtà l'ho visto veramente. Penso che sia raro e anche difficile vederlo, francamente. No, chiaro. No, ma quello che volevo dire qua è l'importanza di avere l'ABS inserito quando si va in strada, sì, sull'asfalto, cioè è fondamentale, cioè, perché so che per la polivalenza che comunque hai una moto polivalente, la usi davvero, andare a lavorare, ci fai le gare di motorelli, chiaro. Vai a fare un giro in montagna, vai a fare un viaggio anche così su asfalto, così, perché la moto te lo permette, l'ABS è... Io preferisco averlo, no, assolutamente. E quando di inserirlo. Sì, diciamo che la procedura di disinserimento, di solito quelle procedure lì sono fatte apposta per fare in modo che uno stia lì tenendo premuto, certo, ed è sicuro che si ricorda che, diciamo che è di sicurezza, no? Quel modo di togliere le moto. Un po' come i driving mod, che nelle moto si possono modificare solo togliendo la mano dalla manopola, non accelerando. Almeno la logica è quella. Se siete d'accordo, passiamo alla parte di Tommy, all'idea del portacellulare. Tommy, se puoi iniziare a introdurre, poi io faccio vedere nello schermo le foto e quindi le puoi commentare, perché non abbiamo la moto di fronte, però ho pubblicato l'articolo. Quindi, ho visto. Quindi lo andiamo a commentare. Quindi se puoi iniziare a commentare come è nata l'idea, come l'hai... Sì, beh, l'idea è abbastanza banale, no? È nata solo perché io avevo acquistato in precedenza degli altri portacellulari che erano fatti dalle solite marche che fanno i portacellulari, e non mi piaceva soprattutto per due motivi. Primo, c'era una cerniera che tutte le volte mi si incastrava e non riuscivo a attaccare il cellulare. La seconda cosa è che tutti quei dispositivi hanno uno schermo di plastica che poi alla fine fa dei riflessi da fastidio. Io poi sono, diciamo, un pochino così sempre appassionato a farmi le cose da solo, e ho pensato di farlo da solo per due motivi. Uno, appunto, perché volevo fare come volevo io, e secondo, quindi senza custodie, senza cerniere. La seconda cosa è legata al fatto che tutti i portacellulari attaccati a quella barrettina d'alluminio, che trovo essere abbastanza, diciamo, labile nella moto, cioè più estetica che altro, tendeva a vibrare. Quindi ho preferito poi fare una parte dietro che ho riattaccato alla parte del cruscotto. Ecco, qui si vede così. E poi l'ho fatto, diciamo, con un pomellino che sia facile da stringere, mettendo una vite autobloccante, autofilettante semplicemente. Non si svita perché praticamente ha una frizione. Il dad è posizionato nella parte, non si vede ovviamente nel disegno, è posizionato nella parte posteriore, e tramite il pomellino si stringe. Poi ho aggiunto due tubi in alluminio semplicissimi che si comprano da Hobby, e sono dei tubi d'alluminio 8, diametro 8, spessore 1. Quelli lì uno li può, scusate che il cellulare si sta scaldando, quello lì uno lo può comprare, acquistare da Hobby. Ed è abbastanza pratico perché tiene in guida tutto il sistema, che altrimenti si muoverebbe e non si riuscirebbe a stringere. Un utente mi ha chiesto di farlo anche per quei tipi di cellulari un pochino più spessi, non ricordo il nome, quelli resistenti un pochino a tutto, e poi aggiornerò sulla pagina del sito dove si può scaricare, aggiornerò la parte. Ecco, ci tengo a precisare che la parte dietro, quella che vedete con la scritta T7, l'ho presa da un altro utente di Thingiverse, che aveva realizzato un altro supporto per un altro oggetto, però aveva lasciato anche lui i CAD liberi, quindi io l'ho preso e poi da lì sono partito modificato. Per montarlo bastano 4 viti, anzi 6 direi, perché ci sono 4 viti dietro per attaccare il cellulare, per attaccare il supporto, e un paio di viti che vanno sostituite sul portastrumento, perché servono due viti leggermente più lunghe di quelle originali, e basta. Il pomello, vedete, sporge leggermente dal cupolino, però francamente non mi sembra che dia fastidio col vento. No. Non farlo sporgere significava poi rendere un pochino più difficile Una domanda, Tommy, per le dimensioni per i diversi cellulari, questo
chi se lo scarica è disegnato per uno specifico formato oppure allora, quello deve adattare? Allora, io se uno sa usare un CAD, immagino che non sia una cosa di tutti, però ormai più o meno... No, assolutamente no, io sono ingegnere e non lo so fare. No, vabbè, allora, ho cercato di... Io ho un, si chiama Xiaomi Redmi Note 9, abbastanza grandino. Ho lasciato un po' di gioco sulla parte trasversale del cellulare, quindi la parte, il lato corto, diciamo. Quindi il cellulare gioca leggermente su e giù, il mio cellulare. Credo che più o meno possa andare bene per la maggior parte dei cellulari. La larghezza ovviamente dipende da quanto io metto lunghi i tubi. Ovviamente se il cellulare è molto più lungo tenderà a spostare tutta la sua la posizione verso sinistra della moto. Chiaro. Leggermente, perché io l'ho centrato sul mio. Chiaro. E poi lo spessore, anche sullo spessore ho lasciato un pochino di gioco, io riesco a montarlo con la custodia, il cellulare è spesso 12 mm, però si può ampliare. Adesso magari ne creo qualche altra versione, tanto è molto semplice, nel senso che basta fare un click con il CAD, con due click ho fatto un'altra versione, perciò magari se qualcuno ha bisogno mi può anche scrivere, io lo faccio volentieri, lo aggiorno e poi lo carico sul sito. Ovviamente per farlo serve una stampante 3D, questa però ultimamente ce l'hanno parecchie persone, ormai è diventato un oggetto abbastanza semplice da utilizzare, sì, in tanti, sì. Il costo è irrisorio. Niente, quanto hai speso in tutto? Niente, una barra filettata di M5, due tubi, un tubo, l'ordine di qualche euro. Da plastica e tubi. Niente. Ottimo. Senti un attimo, vibrazioni l'hai già provato? Le vibrazioni migliora molto, perché quella parte dietro che tiene fermo, che blocca, diciamo, quella lastra d'alluminio, dà un pochino più di rigidità a tutto il cruscotto. Chiaro. C'è da dire che è fatta apposta il fatto che il cruscotto si muove, è fatto per l'off-road, credo. Io un altro modo che ho avuto nella mia vita non era così. Io ho visto che lui irrigidisce leggermente, questo potrebbe dar luogo a, punto di domanda, non so, problemi nel caso in cui uno inizi a prendere un sacco di buche, non lo so. Però ciò è un punto interrogativo. Io off-road ne faccio pochissimo, quindi giro praticamente sempre su strada, perciò non ci ho neanche pensato a questa cosa. Però si nota, effettivamente, se uno lo costruisce e lo monta, vede che tutta la parte fanale, strumentazione che è sospesa, di fatto è sospesa, è ancora sospesa, però ha una certa rigidità. Ecco. Chiaro, chiaro, chiaro. No, per confermare un po' quello che dici, ci sono parecchie persone, soprattutto fuori, all'estero, che montano dei sistemi per bloccarlo un po', per quello una cosa che poi ti manderò è il link a Fare in Future, che si chiama, che ha capito dove che vibra, vibra sotto, ma come dici tu è per dare un certo gioco, e bisogna capire se poi bloccandoli in off-road non fa l'effetto opposto, che si rompa qualcosa. Cioè, francamente, su strada è nettamente meglio. Sì. Perché quando la moto va un pelo giù di giri vibra parecchio, adesso così vibra veramente poco, sia il cellulare che la strumentazione. Fuori strada non lo so, perché non lo so. Sicuramente è stato realizzato così per quel tipo di utilizzo. Sì, assolutamente. Sono abbastanza sicuro di questo. Buono. Forse Dante... più che altro per il fanale. Sì, sì. Dante purtroppo è caduto. Luca, qualche domanda a Tommy? No, sono curioso di vederlo quel sistema lì. Poi siamo vicini, probabilmente se riusciamo ci troviamo. Sì, sì. Io fuori strada ne faccio, quindi se vuole un tester. E quando... Luca, quando ne posso realizzare uno, te lo lascio. Esatto, così almeno lo testiamo, Luca, in fuoristrada com'è. Senti un attimo, Luca, ma tu attualmente quando fai fuoristrada per seguire le strade, le tracce GPS, che cosa usi? Ma io adesso fuoristrada non uso niente, perché non riesco a fissarci niente sulla traversa, ho un supportino, ma serve giusto per fissare il telefono quando vai in montagna sulla strada.
E quindi per ora fuori strada lo faccio solitamente, ci seguiamo delle qualcuno che sa già la traccia. Abbiamo tanti giri qua intorno, anche nel Parmigiano. Io sono andato a girare in fuoristrada a Borgotaro con Paolo Schianchi, che anche lui è sul gruppo lì dei Tenerei, anche lui su Facebook, e mi ha fatto vedere dei bei sentieri fuori strada su là da lui. E ci ha fatto sempre lui da guida. Chiaro, chiaro, chiaro. Quindi al momento seguiamo qualcuno che sa, insomma. Anche perché ritrovarsi in certi sentieri fuori strada con questa moto di 200 kg di moto non è così all'acqua di rose, ecco. No, chiaro, chiaro. È giusto. Quindi andare in esplorazione è sempre un buon rischio. Prima soprattutto di passare... qua da noi, nel nostro pendolino. Sì, prima di passare, scusa se ti interrompo, un altro topic. Tommy, hai qualcosa da aggiungere prima di passare all'ultima parte della diretta? No, io niente, lo farò a Luca, glielo do volentieri, tanto se sei a Modena si incontra facilmente. Sicuramente in fuori strada il cellulare non si stacca perché lo puoi stringere molto. Con la vite riesci a bloccarlo tantissimo, questo magari ti aiuta nella lettura, secondo me. Sì. Ottimo, esatto, perché la vibrazione buona, che non vola via. Il rischio è quello che ti vola via il telefono, ti vola sotto le ruote, non è il massimo della vita. Chiaro. Senti Luca, siccome nella sezione tips and tricks abbiamo messo delle cose interessanti, io so che tu hai fatto due modifiche che ci stanno anche lì. Se puoi far vedere come hai fatto l'unione della sella. Allora, sì, la sella in realtà la mia è ancora divisa in due pezzi, però tipo la smonti la sella principale senza viti, senza attrezzi. Esatto, se puoi far vedere quello e poi le viti nylon. Sì, va bene. Ti sgancio la sella del passeggero. Non lo so, Tommy, se tu l'hai fatto, però in pratica la sella del tenere si apre e devi... Sì. E quindi c'è una piccola modifica che però... non so se l'hai già fatta quella modifica. No, però... io lo so, io ho utilizzato tre selle diverse. Avevo la sella Rally quando l'ho comprata, per me è odiosa. io sono alto comunque 1,90 m quasi, però non mi piaceva. Sono sempre stato abituato a guidare un po' in basso, mi trovo bene benissimo con quello originale. Poi, siccome ho una compagna, ho preso, in realtà ho scambiato con un utente del forum su Facebook la sella Rally con la sella del passeggero un po' più imbottita. Sì. Che funziona molto bene. E ho visto, esatto, che ci sono due viti lì, non è proprio comodo da svitare. Esatto. C'è una brugola un po'... Esatto. Infatti questa qua, praticamente, da me come viene via? Da me viene via così la sella. Esatto. Proprio a mano, senza sviti, senza niente. Praticamente abbiamo fatto niente altro che togliere questo cono che era infilato nella sella, diciamo, rigirarlo di 180 gradi e fissarlo con le brugole. Quindi questa qua rimane fissa, solidale al telaietto. E tu vai solamente a inserire la sella qua dentro, così. Esatto, ottimo. Questa è una cosa per chi fa off-road, deve poi soprattutto fare manutenzione al filtro, e chi deve aprire poi in maniera continua. Esatto. Sì, funziona. Sì, così apri la sella senza bisogno di attrezzi, in un secondo. E la sella comunque non si muove, non balla, perché rimane... Io ho perso Luca un attimo. Sì, comunque è una modifica, chi volesse la trova sul sito Tips and Tricks, ci sono vari video. Qualcuno, sai che ha fatto Tommy? Ha fatto un po' come... Eccoci. Quindi qua rimane comunque fissata solidale, perché alla fine l'unica cosa che cambia è che io ho messo il cono sotto praticamente, anziché sopra. Chiaro. E quindi vedi, lei non si muoverà mai, insomma, da questa posizione. Non è che tipo con dei colpi si sgancia o sale. E non sale perché metti l'altra sella la tiene schiacciata. Esatto, come metti l'altra sella lo blocca. Invece per le viti nylon fai capire che le viti nylon, sì, è un'altra cosa che ho pensato, che anche quella non è mia, quella lì l'ho copiata. Esatto. E praticamente sono queste viti qua, quelle del parastelo, che se tu... sono credo le viti più esposte della moto, quelle lì.
perché con i rami, sassi e quant'altro, queste qua fanno presto saltare. E se tu ce l'hai in acciaio, andare a trappanare via le viti dai piedi della forcella non è così comodo. E visto che queste qua comunque sono viti veramente solo per tenere fissato questo, io l'ho messa in nylon. Sì, sì. Così dove le comprate? Tagliano con una... Dove le comprate? Anche queste fai fatica a trovarle in ferramenta, le ho cercate in un paio di ferramenta, dopodiché le ho prese su Amazon. Ah, ok. Perché viti in plastica non le tengono in tanti, obiettivamente. Esatto. Però è una piccola cosa che magari ti salva di evitare di trapanare il piede della forcella se hai rotto la vite dentro. Sì. Buono. Ottimo. Non ci sono domande? Se ci sono domande da casa, qualcuno le faccia. Come ti hanno detto, già due hanno risposto che era una bella idea, poi chi la vedrà, la maggior parte ve l'ho detto, i video riguarda nei giorni successivi. Ci sono domande, ragazzi? Noi molto probabilmente ne organizzeremo un'altra tra un mese con altre idee e soluzioni. Grazie mille Luca e Tommy, veramente è stato utile. Chiunque, tanto siete nella community, chi vuole farvi domande, mo sa come anche raggiungervi tramite Facebook. Gli articoli sono nel sito, quindi si trovano dedicati nella sezione Tips and Tricks. Nel sito hai messo anche lo schema elettrico del sistema, sì, che è così ancora più chiaro. Esatto. E Dante è appena tornato. Dante, stavamo... Quanto durerò. No, tranquillo, mo salutiamo, abbiamo chiuso i cosi, salutiamo chi ci ha seguito da casa, ricordiamo che domani avremo una diretta con Niccolò Pietribiasi e con chi sta organizzando, ha disegnato il percorso del Tenere Challenge in Sardegna. Li intervisteremo io e Dante e Jarno, ci sarà anche Jarno che è l'altro pilota che ci rappresenta come tenere 700 punto bike, e racconteremo insomma un po' di pregara e non so Luca e Tommaso se avete intenzione quest'anno di partecipare a Tenere Challenge. Io ho fatto motocross tanti anni ma non credo, ho fatto motocross tanti anni ma ormai mi ero distrutto l'impossibile e giro per la strada ormai. A me piacerebbe. Avevamo fatto una tappa anche qua l'anno scorso vicino a me, qua a Parma, ma non sono riuscito ad andare, però mi sarebbe piaciuto molto. Vi ricordo, per chi non lo sapesse, che c'è una tappa adesso in Sardegna, poi c'è a Olbia, poi ci sarà una ad Aielli in Abruzzo e una vicino a Imperia in Liguria, ok? Dovrebbe essere a settembre in Liguria e a giugno in Abruzzo. Vediamo un attimo, noi ci saremo, come Dante ci sarà in Sardegna con Jarno, e poi Jarno sicura da Aielli e a Imperia e la racconteremo. Ok, quindi salutiamo chi ci sta seguendo da casa, grazie mille, voi rimanete un attimo che ci salutiamo tra di noi. Grazie ancora Luca e Tommy. Grazie, ciao. Grazie, ciao.